non si sono mai mossi da lì, non si possono muovere da lì. Allora, dicevamo, questi tre trustee hanno preso questa Final Paradigm Report, lo hanno depositato all'interno della SEC americana, 50 documenti di deposito, ma con che cosa l'hanno depositato? Con un trust, che è la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, quella del 76. Il 25 dicembre 2012, diceva Nemaya, già, anche perché noi siamo sempre in ricerca, e abbiamo scoperto che il 21 gennaio lei praticamente cadono i 28 giorni di tempo che in UCC vengono decretati come ragionevole tempo, ma che poi vengono dati come tempo massimo o minimo da chi fa l'affidavit. Ether aveva dato 28 giorni, scadono il 21. Dentro la conversion, uno dei quattro documenti poi che lei ha prodotto dopo la preclusione, abbiamo scoperto che lei parla di questo giorno, il calendario gregoriano, e ne parla come la corporazione lo sa benissimo che giorno è. Il 21 gennaio è il giorno dell'ingresso dell'acquario. Sarà mica tutto collegato? No. È un'impressione, è tutta un'impressione. Allora, 25 dicembre parte l'annuncio ufficiale, quindi da lì partono i 28 giorni della denuncia per riduzione e schiavitù dell'unico popolo della terra. 28 giorni, 21 gennaio, parte la preclusione. Allora, perché mi dicono perché preclusione e non chiusura? Perché preclusione vuol dire a monte precluso, vuol dire chiuso prima. Prima di che cosa? Di tutto quello che è successo. Quindi l'Italia è preclusa sulla carta l'atto costitutivo 1934, no, dal 2012, dal 1934, perché nasce in maniera fraudolenta dall'inizio, così come tutte le corporazioni. Poi parte il pignoramento globale, confluisce tutto in un fondo che si chiama One People e viene depositato questo fondo il 18 marzo 2013. Andatevi a guardare su Wikipedia, vabbè, Wikipedia, però andatevelo a guardare cosa è successo il 18 marzo di 700 anni fa, così, di 700 anni prima del 2013, quindi nel 1313, templari, robe così, insomma, guardatevelo. Perché? Perché tutta la procedura di Ether non è soltanto un pezzo di carta con parole scritte da un arcaico, in arcaico, giuridico arcaico. Ha una serie infinita di riferimenti al mondo esoterico. Perché? Perché lei, questi signori, li chiama magician. E il 25 dicembre questo annuncio a noi come gruppo di studio ci ha fatto scoprire qualcosa di veramente interessante. Il 25 dicembre, vi ricorda una data in particolare? Natale, ok? Noi abbiamo controllato, abbiamo Stefania, abbiamo chi sa l'inglese bene, ha tradotto con tutti, con quattro o cinque vocabolari, quattro vocabolari contemporaneamente, per capire cosa c'è scritto bene, le frasi, cosa significano, perché stiamo parlando di legalese, e abbiamo scoperto che lei chiama quel giorno Point Zero, parla di magician e parla attraverso collegamenti del Natale. Lì poi dal Bouvier abbiamo capito cosa è il Natale. Ci avete presente il trust? La forma è quella del triangolo, quella che gli illuminati mettono così, no? Se voi al triangolo vi mettete il tronco sotto, che gli somiglia? All'albero? Perfetto. Mentre noi festeggiamo il triangolo, quindi l'albero e quindi il trust, e mentre noi festeggiamo il presepe, l'atto della nascita, brindiamo, ceniamo tutti insieme, facciamo festa, stiamo energeticamente dando consenso al rinnovo del bond annuale, perché lì finisce l'anno solare, giusto? Sono invictus. Bene, insomma. Ora che l'abbiamo saputo, gli abbiamo anche negato il consenso, perché ne abbiamo fatte un po' di cose.
L'Italia parte la divulgazione subito a gennaio, non era neanche finita la procedura e già era partita la divulgazione. La gente si stava liberando dei debiti con le notifiche di cortesia, con i documenti di Io Sono, che venivano usati molto poco perché ancora non erano usciti. Perché? Perché Ether cosa fa? Chiude tutto, emette i due commercial bill e il true bill, che sono dei lien commerciali, che sono dei risarcimenti da anni, 5 miliardi in oro, 5 miliardi in argento a testa, rivalutabili. È chiaro che cosa vuol dire? Vuol dire che ci abbiamo 10 miliardi per uno. Siamo tutti ricchi. No, noi siamo il valore. Ricchi? No, perché ci stiamo dando un limite. Che cosa ci ha voluto dire Ether? Intanto che non valiamo 1000 euro al mese o 500, ma che se domani mattina tutti abbiamo 10 miliardi, il denaro non ha più nessun senso, nessun valore assoluto, ok? Quindi dal 2013 a oggi questi risarcimenti danni non pagati sono diventati un infinito non pagato, quindi negativo. Il Fondo Mondiale è un infinito negativo, siete d'accordo? Ok, questo ve lo dico perché poi dopo che ha parlato Pierre parleremo, eccoti, mi giravo, non ti vedevo. Poi parliamo dell'accesso diretto al valore e di che cosa ha fatto il noi. Ora finisco semplicemente il racconto, ok? Quindi parte la divulgazione con i documenti, la gente si protegge, rimanda, si difende, spariscono cause su cause. Chiaramente non abbiamo prova, non abbiamo traccia, perché nessuno lì si metteva a registrare quello che succedeva. Adesso invece siamo più bravi, abbiamo una chat di testimonianza, mano a mano almeno ne rimane traccia, ok? Facciamo due convegni grandi, uno a Rimini e uno a Tirrenia, e dopo il convegno di Tirrenia, dove eravamo 180, calcolate nel 2013 180 in un evento, cioè di gente, cioè stavamo parlando di gente che aveva già una sorta di comprensione di quello che stavamo facendo, perché si era avvicinata attraverso Italo Cillo, attraverso Santos Bonacci, cioè la sovranità, erano comunque gente nel percorso, come dicevo prima, no? Gente nel percorso. E quindi, morale della storia, veniamo contattati in prossimità del dicembre, dell'ultimo dell'anno, del dicembre 2013, dalla procura di Trani. O meglio, veniamo contattati dal procuratore di Trani in quel momento, che chiaramente ci dice che cosa dobbiamo fare. E lì abbiamo compreso che c'erano degli infiltrati, una in particolare dentro i gruppi, che ha fatto in modo che tutto questo venisse elegantemente, neanche tanto, sotterrato. Quindi nessuno ha mai confutato i documenti OPPT. Oggi non esistono confutazioni di nessun tipo, ma la divulgazione si è ufficialmente fermata nel 2013. Nel 2017 Ether era in Italia, anzi dal 2016, prima sta in Marocco un anno e mezzo ospite di un popolo, poi parte e va e arriva in Italia e qui sta più o meno un anno e mezzo. La divulgazione era totalmente ferma, immobile, quindi lei fa un'altra azione per smuovere le acque, lei dice rock and roll. Quindi parte, va in America, fa un video dove spiega come accedere al bond. Sappiate che gli americani lo facevano già, lo fanno gli americani questa cosa, ma per loro è molto più semplice perché è tutto legato alla loro tessera di previdenza sociale, invece noi abbiamo codice fiscale, tessera sanitaria, IATA, proprio. Quindi cosa fa? Lei fa un video dove spiega agli americani come accedere al bond. E gli americani, indovinate, accedono al bond. $200 di qua, 5.000 di là, tutto silenzio tombale, nessuno parla, fino a che arriva questo ingegnere militare, Randall Kate Bain. Stranamente, io qui mi chiedo sempre un po' come sia possibile, no? Dico, io mi trovo nella posizione di accedere al mio bond, $200, $300, cioè cerco di non farmi proprio vedere con le bandiere, no? Ciò sto accedendo al bond. Cerco di
andare avanti fino a che in qualche modo, no, mi capita, mi va bene, lo so, logico, no? Lui arriva e se, prima tira fuori $81,000 per pagarsi debito. Poi si tira fuori $500,000 per un camper e poi $30 milioni di titoli di Stato americani. Voglio dire, se questo non è un segnale, come vedi, che mo da fa? Cioè, ditemelo voi cos'è. Sta di fatto che lo arrestano per il camper, sappiate, per il camper, non per i 30 milioni. Sì, anche per quello, però era il camper, il primo fatto è stato il camper. E chiaramente Heather sapeva che sarebbe stata arrestata anche lei, perché era normale, l'aveva detto lei come fare. Lei non ha ceduto, ha soltanto detto come fare. Quindi lei va alla Casa Bianca, e la vera notizia è che lei aveva appuntamento con questo signore Lagerbach, quello che gli aveva dato, che non si è presentato chiaramente. Lei è entrata nella Casa Bianca, è uscita e l'hanno arrestata. Ok, primo, per frode bancaria, ha fatto accedere, cioè come ti permetti di fare questo? Va bene, questo è per dire, per chiunque vi dica che Heather è in carcere, non è così. Heather è uscita il 10 di maggio, con un bel anticipo rispetto a quello che doveva scontare, e dalle mie notizie, che mi sono state confermate da più di un signore, una signora, Heather era sotto protezione di Trump, ok? Sta di fatto, e questo è stato una prova per me, che appena Biden è salito al CDA della corporazione US Corporated, Heather è stata subito immediatamente spostata dal carcere dove era, è stata quasi un mese in cui non se ne aveva notizia, non sapevamo dove era, che cosa faceva. Non aveva il suo tablet che ha avuto sempre in questi anni a disposizione, non lo aveva, non dava segni, fino a che poi è riapparsa e dopo, da lì a breve è stata rilasciata. Quindi adesso è finalmente a casa con i suoi figli, 4, e con suo marito. Quindi questo è per chi mi dice che Heather è stata in carcere. Sappiate pure perché, ok? Perché quello ha smosso di nuovo, perché lei dal carcere nel 2019 manda un documento di risarcimento danni a tutta una serie di personaggi, da Trump a Barr, William Barr, al DOI, che è il Dipartimento di Giustizia americano, e alla BIS. Anche alla BIS. Allora, adesso io ve la lascio così, perché questa un po' è la storia, ok? Io in questi 7 anni semplicemente ho mantenuto un profilo molto basso, perché non c'era più nessuno. Da lì sono diramate una marea di modalità di sovranità, varie eventuali, di cui abbiamo accennato, ma non ho interesse adesso in questo momento neanche a parlarne, ma da lì in poi di OPPT non se ne sente più parlare. O meglio, se se ne parla assolutamente della confusione più totale. Non ci si capisce niente, non si sa che cos'è veramente. OPPT è la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, quella del 1776. Quella di cui parla Trump? Sì. Quella che Flynn firma in pantaloncino corto? Sì. Quella che dà la possibilità a Trump di agire su che fronte? Sul fallimento di tutte le aziende corporative. Quindi oggi Trump è l'esecutore fallimentare di tutto il One People. Chiaro e tondo. A me Trump non mi salva. Faccia il suo compito e segua il suo compito egregiamente e poi lasci passare il popolo. Grazie. Prego. Lo faccio io.
Ok, mi sentite? Sì, mi sentite? È forte chiaro, credo, sì? No, sì, no, adesso sì. Vabbè, intanto grazie di essere venuti al mio seminario. Questa è l'unica battuta che farò perché sono troppo stanco per farne altre, però adesso carburerò. Vabbè, che dopo aver mangiato ho insomma, un po' di sofferenza, ma ci sono e insomma... cercherò di portarvi in questo viaggio normativo. Quante sono le persone che sono venute ieri, che mi hanno sentito? Volete ancora riascoltare quello che la stessa... Perché è identico, insomma, c'è qualche variazione sul tema, però... Insomma, ok, le slide sono identiche, non ho avuto modo di rifarle, di farle altre. Sì. Allora, io infatti ne ho parlato con... Ricordami il tuo nome. Sempre Katia, lo so, ha ragione. Katia. No, allora sì, verrò ripreso, non facciamo live, però poi faremo in modo di tagliare la parte iniziale, la parte finale e terremo la parte normativa, che è quella che è importante. Tutta la parte delle mie riflessioni sono mie riflessioni, osservazioni, per cui insomma ognuno ha le sue, io condivido con voi le mie, però insomma dal punto di vista legale non è che abbiano importanza, ok? Quindi... Ma non lo so, per voi sì, vabbè. Ok. A noi ci interessa il tuo sentire, ci interessa con la mia, vogliamo conoscere la tua parte femminile. Ti ringrazio. Io vorrei conoscere anche la tua. Se ne approfittano perché appena dice che sei un po' stanco, lo pensano che tu abbia le difese abbassate. Ma non è così, non è così. Allora, che succede? Allora, iniziamo, facciamo un po' un discorso, cioè volevo iniziare da come è nato questa esperienza. Ma intanto ho i miei due amici che sono là in fondo, che praticamente comunicheremo con i linguaggi, cioè quando, ne sto con i codici, quando probabilmente, non so, mi sto dilungando, mi faranno il segno di stringere, poi l'altro segno è vai oltre, questa è la battuta, non è divertente, quindi... Abbiamo quindi c'è tutta una codificazione non verbale. Ok, allora questa esperienza nasce dal fatto che il 7 marzo incontro Barbara al suo seminario e chi è stato presente ha visto che sono fatto alcuni interventi perché notavo parecchie analogie tra quello che di cui parlava e l'ordinamento giuridico. Io sono un avvocato, quindi insomma quello conosco, lo sono da 15 anni e quindi notavo queste analogie e quindi mi facevo, insomma, facevo notare questi parallelismi, per cui risuonavo in alcune cose. In altre no, perché non le conoscevo, però insomma, come dicevo ieri, l'intuito è una buona cosa, è molto importante. Noi siamo sempre, siamo portati a degradare l'intuito a qualcosa di non importante, invece lo è, perché l'intuito è, secondo me, quell'elemento, quell'ingrediente che ti dice che la strada è quella. E la strada è quella da approfondire. Poi non è detto che sia necessariamente quella giusta che ti porterà alle risposte che cerchi, però insomma è sicuramente un inizio. Dico anche un'altra cosa, ed è un esempio che faccio spesso ai miei amici, perché faccio i seminari, questa è la seconda volta, per cui però ammorbo i miei amici parlando di questa cosa che è molto interessante, che non puoi trovare ciò che non stai cercando, e questo è proprio un limite nostro. Per cui vedrete adesso dalle slide e da questo viaggio all'interno appunto della Costituzione che c'erano cose che io potevo vedere anche 25 anni fa, 20 anni fa, e che pure non ho visto. Quindi la domanda, cos'è che è cambiato? Sicuramente non è cambiata la Costituzione, quindi la Costituzione è sempre rimasta identica. È cambiato probabilmente il mio livello di coscienza, il fatto che qualcuno mi abbia messo il tarlo, un po' come The Truman Show. Chi l'ha visto ha notato che ha visto, ha osservato che quando Truman inizia a capire che c'è qualcosa che non torna, quando qualcuno, una comparsa, dice mai notato che succede sempre questa cosa in quel momento della giornata, allora lui lì ha questa forma di dice caspita, in effetti è vero. Quindi anche qui Barbara e anche altre persone mi hanno fatto notare alcune cose e quindi insomma poi è iniziato questo percorso. Credo che il percorso per essere delle persone libere o sovrane sia un percorso fondamentalmente individuale. Anzi, togliete fondamentalmente, è un percorso individuale. E credo che sia giusto che sia così. È un percorso fatto di studio. Non potete evitarvi la parte tecnica perché
la parte tecnica è fondamentale. E, mi sembra di capire che molte delle persone che sono qui sono molto attratte dalla parte spirituale, e insomma ci sono persone che hanno sviluppato molto questa parte qua, e va benissimo, io l'ho sviluppata molto meno, ho più la parte razionale, però la parte razionale, la parte tecnica è fondamentale, anche se prima c'è stata una forma di risveglio, ma vero, non metaforico, però ve lo dico alla fine, dopo aver spiegato le vostre le slide, perché è stata un'ulteriore presa di coscienza. Va bene, io direi di partire. Questa è, vabbè, insomma, non commento le frasi di Seneca perché c'è poco da commentare. Sì, grazie. Non sono capace a fare così. Ok, vuoi farlo tutti? Ringrazio, va bene, grazie mille. Ok, va bene. Non commentiamo la prima slide perché, insomma, è... direi che è molto comprensibile, è automanifestativa, direbbe Fusaro. Poi andiamo alla seconda. Ecco, questa è la mia, insomma, la trovo molto interessante perché... ok, cosa faccio? Quindi la cassa mi impedisce di vederlo? Leggo io? Va bene, allora... Anche quella prima, va bene. Quella prima, sì, grazie. È visibile? Ok, allora la prima è Seneca, non deviare dalla natura e dal formarci delle sue leggi, i suoi esempi è stato Seneca. Io sono di provenienza stoica. Seneca è il mio maestro, ho creduto giusto fare come fare Seneca. La seconda invece è: trovo esilarante che si parli di fine della schiavitù quando si preparano orde di uomini ad entrare nelle fabbriche. Questa anche questa è molto interessante perché, insomma, cosa ci dice Nietzsche fondamentalmente? Che la schiavitù non finisce, cambia forma. Il fatto che cambi forma ci fa pensare che finisca, ma in realtà ha solo assunto dei connotati diversi. Per cui ieri dicevo che potremmo modificarlo dicendo: trovo esilarante che si parli di fine della schiavitù quando si preparano ordini di uomini ad entrare nei call center. No? Potremmo tranquillamente ritararla. Per cui, anzi, è un classico: è ovvio che la schiavitù debba cambiare forma. Provate a immaginare perché si è passati da una schiavitù di tipo agricola a una schiavitù di tipo industriale. Perché è ovvio che quel tipo di schiavitù non era compatibile con una schiavitù all'interno delle fabbriche. È ovvio, è evidente. Per cui. Però, insomma, l'essenza è sempre la medesima, cioè la perdita della propria sovranità o della propria libertà. Poi l'altra è, questa è, in questa risuona particolarmente, nessuna conoscenza, seppur eccellente e salutare, mi darà la gioia se la prenderò per me solo. Se mi si concedesse la sapienza con questa limitazione di tenerla chiusa in me, rinunciando a diffonderla, la rifiuterei. Seneca. Qui... Secondo me la cosa più interessante è che credo che faccia parte della nostra biologia, quella di quando hai un'informazione di volerla condividere, è più forte di noi. Penso che faccia parte anche un po' di questa, della nostra biologia del branco, no? Informi gli altri perché avverti un pericolo. E quindi, insomma, io sotto questo punto di vista ogni tipo di conoscenza che ho cerco di diffonderla e comunque, insomma, di condividerla e alcune volte anche un po' troppo. Quindi ti ringrazio, ma non condividere proprio tutto. Però è più forte di me, insomma. Quindi va bene. Allora, adesso iniziamo con la parte normativa vera e propria. Nel senso che, allora, tutta questa cosa qua, questa costruzione qua, è una costruzione che è legale. Allora, nel senso che tutto ciò di cui parla Barbara, quando c'è stato questo incontro, io ho voluto verificare, insieme ad un gruppo di ricerche, e molte persone sono qua, e sono Antonietta, Stefania, non me le ricordo, io mi fermo qua, perché non me le ricordo, Giuseppina Sanna, che non è qua, va bene, altre persone che, insomma, non se la prenderanno se non le nominiamo tutte. È un gruppo di avvocati che è intervenuto quando è intervenuto, vabbè, però, allora, qual era l'obiettivo? L'obiettivo era valutare la tenuta tecnico-giuridica di questa struttura, per cui ci siamo proposti un obiettivo che era molto ambizioso, perché sapete,
Barbara può venire qui e può dare delle informazioni. Giustamente voi siete tenuti ad andare a verificarle, perché questo è quello che bisogna fare, e più spesso è molto, cioè sempre vi invito a farlo. Noi avvocati abbiamo un onere maggiore, cioè quando diamo un'informazione dobbiamo darla perché sia verificata e verificabile, cioè deve possedere un substrato probatorio. Okay. Quindi io cercherò qui, in questo incontro, di dividere le cose che noi abbiamo verificato, e quindi posso dirvi da avvocato, sì, è così, da quelle che invece io non ho potuto verificare, perché è un gruppo nato 2 mesi fa, e quindi insomma, oltre a fare questo lavoro, abbiamo anche i nostri clienti, le nostre occupazioni, e quindi vuol dire che su quella parte lì io vi darò alcune informazioni, vi dirò verificatele, riscontratele, e magari dateci informazioni, perché la materia è enorme, e capisco perché molti avvocati si rifiutino mentalmente di entrare in questo argomento, perché è uno sconvolgimento di tutto quello che abbiamo imparato, per cui ci obbliga ad un cambio del paradigma che non è facile per nessuno, ma per un avvocato che ha studiato per 7 anni alla facoltà di legge, ha fatto la pratica, poi ha fatto tutto quello che doveva fare, a un certo punto devi dire caspita, però c'è qualcosa che non è facile per... E quindi soprattutto perché poi richiedono materie, la conoscenza di materie come diritto ecclesiastico, come la parte storica, la parte normativa, la parte di common law, quindi del diritto internazionale, la conoscenza dell'inglese. E soprattutto, secondo me, un altro aspetto importante, che è il fatto che si debba essere dentro al sistema, ma contemporaneamente anche fuori dal sistema. Perché dico questa cosa qua? Non è un dettaglio, non è irrilevante. Perché se sei dentro, sei troppo dentro al sistema, non riesci a riconoscere il sistema, perché ci sei dentro. Se sei fuori, non riesci a riconoscerlo comunque, perché è troppo distante da te. Per cui occorre anche un po' di atteggiamento quasi bipolare, cioè esserci dentro. Tu lo chiami mediazione, perfetto, io lo chiamo una forma di bipolarismo strutturato, però è... Ma posso sedermi anche qua, io sì? Quindi occorre quindi esserci un po' dentro e un po' fuori, cioè nel senso, perché è la giusta distanza che ti permette di vedere un po' il sistema per come è strutturato. Ieri poi parlavo anche di un'altra cosa che secondo me è importante nel valutare questa struttura, il fatto di essere, la mia fiaba preferita è quella dei vestiti nuovi dell'imperatore, è che dice poi la verità, un bambino non la dice un adulto, perché la dice un bambino? Perché il bambino non ha sovrastrutture, non può essere ricattato, non ha i condizionamenti, non si fa... non pensa se quello che dice gli conviene oppure no, dice le cose per come sono, quindi insomma conservare un po' quella parte fanciullesca che ti fa dire è così e me ne frego delle conseguenze è fondamentale, e questa cosa qua l'ho conservata, per cui insomma ne faccio anche tesoro e ogni tanto mi è utile. Va bene, io direi che la parte insomma delle riflessioni adesso può lasciare spazio alla parte prettamente normativa. L'obiettivo è di dimostrarvi che questa struttura sta in piedi relativamente alla parte che noi abbiamo ricercato e quindi e anche quale potrebbe essere la soluzione per uscirne. Ok, partiamo. Allora, noi sappiamo che esiste, se non lo sapete, lo sappiamo da oggi, un sistema di civil law e di common law. Manca una L, però è il common law. Allora, il sistema di civil law è il sistema del diritto positivo e che è il diritto italiano, oltre al diritto che si è espanso anche in buona parte d'Europa. Mentre il sistema di common law è un altro sistema di diritto che si è diffuso nei paesi del Commonwealth e che entrambi provengono dal diritto romano. Quindi civil law da una parte, common law, entrambi dal diritto romanico. Perché dal diritto romano? Perché il Sacro Romano Impero, come sappiamo, ha conquistato tutto il mondo, quindi è ovvio che abbia lasciato segni in tutti i paesi che ha conquistato, è altrettanto ovvio che si è tarato nei territori in cui si è insediato, quindi ha preso insomma delle caratteristiche anche del territorio, per cui questi sono, andando a banalizzare, i due sistemi più importanti, civil law, quindi il sistema italiano, e common law. Vai, grazie. Allora, il civil law, non vi leggo tutta la slide, però vi dico che allora deriva dal diritto romano-germanico, è quello più diffuso nel mondo e viene chiamato anche diritto continentale. Qual è il principio fondamentale del sistema di civil law?
è quello della codificazione. Cioè, il sistema di civil law fa sì che tutte le leggi, il principio è che tutta l'organizzazione venga codificata. Non a caso abbiamo un codice civile, un codice penale, un codice di procedura civile, un codice di procedura penale, un codice amministrativo, per cui la codificazione riveste un ruolo fondamentale e al centro abbiamo la legge, ok? E, ovviamente la norma, quindi legge uguale norma, ed è interessante anche l'origine della parola normale, quando vi dicono che sei normale vuol dire che rientri in una norma e non è proprio un gran complimentone secondo me, no? Quindi, quindi la priorità è la legge. Le sentenze dei tribunali nel civil law hanno una loro importanza, ma non tanto quanto ce l'ha il sistema di common law. Perché? Perché noi non abbiamo il principio del precedente vincolante. Ok? Quindi sicuramente orientano il giurista, perché quando un giurista incontra, deve affrontare un caso, deve fare riferimento, cioè insomma, fa riferimento alla giurisprudenza, quindi alla Corte di Cassazione, ai vari tribunali, alle sentenze del giudice di pace, perché orientano. Ciò non impedisce al giudice successivo di prendere le distanze e di creare un nuovo indirizzo giurisprudenziale. Ecco perché troverete che magari il tribunale di Milano dice una cosa su un argomento e il tribunale di Nola ne dice un altro, perché proprio il principio è che ogni giudice può maturare il proprio libero convincimento senza dover necessariamente essere vincolato da una sentenza di un suo predecessore. Però il che non vuol dire che non abbia nessuna importanza, però non è come il common law. Il common law invece deriva dal diritto romanico, quindi sempre dal diritto romano, si sviluppa appunto in Inghilterra dal 1066. Le sentenze hanno natura vincolante per quanto riguarda i casi a venire. E infatti c'è il principio dello stare decisis, cioè che in latino significa rimanere nel deciso, per cui l'elemento, il gradiente fondamentale del common law non è la codificazione e la legge, ma sono le sentenze dei giudici che creano il precedente vincolante, ok? E questa è una grande differenza. Common law, che poi vedremo, altro che non è la traduzione di diritto consuetudinario, e a breve, nella prossima puntata, vedremo la differenza, vedremo il perché a questo è importante. Quindi però ricordatevi, civil law, nostro ordinamento, common law, sentenze dei giudici e casi concreti. Allora, qua ho messo in evidenza che quindi le peculiarità, quindi abbiamo detto il common law si basa su decisioni dei giudici e si è sviluppato quindi come diritto giurisprudenziale. Cosa vuol dire diritto giurisprudenziale? Jurisprudenza, cioè la formulazione del diritto. Quindi la giurisprudenza è l'insieme delle sentenze formulate dai giudici. E questo, come abbiamo detto, riveste un ruolo fondamentale nel common law. Andiamo oltre, perché ce l'hanno già detti. Un'altra peculiarità del common law rispetto al diritto di civil law è quella che non c'è nel common law una ripartizione tra diritto privato e diritto pubblico. Cioè molto meno, è più sfumata rispetto invece al civil law. Ne abbiamo infatti il codice amministrativo, e quindi va a normare tutti i rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini, poi abbiamo il diritto privato, quindi il codice civile, quindi nel civil law, nel nostro ordinamento, questa distinzione è abbastanza lenta. Ok? Cosa succede? Allora, sicuramente questa è la distinzione fondamentale tra i due sistemi. È anche vero che però non è così netta, nel senso che i due sistemi, provenendo comunque dalla radice romanica e quindi dal diritto canonico, perché insomma sono talmente fusi i due ordinamenti, quello canonico e quello romanico, che sono una cosa sola in un certo senso. È vero che esiste un codice canonico, però se noi andassimo a vedere i principi del diritto romanico, del diritto italiano, noi vedremmo che quella parte lì è stata poi, ha trovato ingresso nel codice civile, ok? Quindi sono due ordinamenti separati, però in realtà tendono col tempo ad avvicinarsi, nel senso che abbiamo assistito nel tempo a un tentativo di codificazione del common law, che è quello orale, ok? Ecco un'altra distinzione importante, cioè il common law è quindi diritto consuetudinario perché il principio viene espresso dalle corti, quindi è orale, quindi non è codificato.
il civil law abbiamo detto invece è tutto scritto. E dall'altra parte abbiamo visto che nel civil law le sentenze dei giudici hanno sempre più importanza, per cui anche se tecnicamente non sono dei precedenti vincolanti, tendono però ad andare in quella direzione, per cui sistemi diversi che però stanno, hanno dei punti di convergenza. Fino a qua è chiaro questa parte qua? Ok, poi capirete perché è importante, non è accademico, accademismo puro, ha una sua importanza. Va bene, arriviamo a quello che è, insomma, non è ancora il colpo di scena, però ci stiamo avvicinando. Allora, questa è la piramide, come vedete sempre la piramide viene fuori, la gerarchia delle fonti del diritto nazionale. Allora, al primo posto, voi vedete che appunto quindi sopra nella piramide, c'è la Costituzione e le leggi costituzionali, quindi parliamo della Costituzione del 48, perché si distingue in Costituzione e leggi costituzionali? Perché sono le leggi costituzionali, le leggi che hanno rango della Costituzione, non sono del 48, ma attraverso un procedimento di revisione, un procedimento aggravato, hanno praticamente raggiunto la stessa importanza della Costituzione, per cui Costituzione e leggi costituzionali al vertice di questa piramide. Poi abbiamo i regolamenti dell'Unione Europea, poi leggi formali, leggi materiali. Leggi formali intendiamo leggi del Parlamento, intendiamo i decreti legge di cui insomma stiamo parlando ovviamente in modo insomma, ossessivo, e i decreti legislativi. Sia i decreti legge che i decreti legislativi sono fatti dal governo, ma c'è comunque sia un controllo, un intervento del Parlamento. Nel decreto legge è postumo, successivo, nel decreto legislativo invece è a monte. Però sappiate che per quanto ci riguarda hanno lo stesso valore. Legge, decreti legislativi. Poi abbiamo le leggi regionali, i regolamenti, le consuetudini. Ricordatevi questa cosa qua perché è importantissima. All'ultimo gradino abbiamo le consuetudini. Cosa sono le consuetudini nel nostro ordinamento? È la fonte deteriore, cioè la fonte più bassa del nostro ordinamento. E regolamenta materie di scarsa importanza, riguarda ad esempio i confini per quanto riguarda la cacciagione, i periodi di caccia, la raccolta dei funghi, cioè tutte quelle materie che non possono essere regolate da una legge del Parlamento e quindi sono lasciate alla consuetudine. Cos'è la consuetudine? È banalmente ciò che di regola si fa. Quindi se nel Trentino normalmente si va a caccia da buona buttolina, non so, da ottobre a febbraio, quella è una consuetudine. Voi non troverete un codice dove c'è scritto la consuetudine, ma è quello che si fa in quella zona. Quindi voi avete in alto la Costituzione, in teoria la fonte di primo grado, all'ultimo grado invece avete la consuetudine. Voi capite che, ecco, un altro principio importante è che la fonte di rango inferiore non può in nessun modo andare in conflitto con la fonte superiore. Per cui la consuetudine non può sconfessare i regolamenti a loro volta non possono sconfessare le leggi regionali, fino ad arrivare alla fine. Quindi una legge del Parlamento non può sconfessare la Costituzione. Adesso la domanda, qualcuno potrebbe chiedermi, ma com'è possibile se invece ultimamente, nell'ultimo anno, non hanno fatto altro? C'è qualcuno che vuole fare questa domanda? Allora, la prima risposta è che hanno fatto qualcosa di incostituzionale, ok? E questo è quello che vi diranno tutti, ma l'avrei detto anch'io fino a poco tempo fa. In realtà già a febbraio, a marzo, aprile dell'anno scorso iniziavo ad avere qualche dubbio, perché mi dicevo c'è qualcosa che non torna. Puoi vedere che in realtà forse è incostituzionale sì, ma non illegale. Perché dico questo? Perché puoi tornare un attimo indietro, perché è vero che cioè questa è la gerarchia delle fonti come ce l'hanno spiegata, ok? Ma forse potrebbe non essere così. Perché dico forse? Perché qua entriamo nel campo in parte delle congetture, in parte no. Quindi qua dividerò quello che c'è scritto nella Costituzione e quello che penso io. Sono due cose separate, però insomma, hanno sicuramente dei punti di convergenza. Prego, Katia. Allora, arriviamo all'articolo 10 della Costituzione. In una trasmissione televisiva dove c'era Barbara, che è la nostra ospite, perché il seminario è sempre mio, ma è l'ospite. Io sono felice che tu mi abbia invitato. Che carina. Però
però le grosse, con, insomma, non dico la piscina nella roulotte, però ci piace, mi piace, e anche il coso do not disturb fuori, ti do il consenso. Allora, cosa succede? Che allora qui allora, faccio un altro ragionamento, di premesse ne ho fatte poche, quindi posso permettermi di fare qualche premessa, ed è questa. Allora, perché ho iniziato a pensare che da qualche parte ci doveva essere la mela avvelenata? Perché mi sono detto, ma com'è possibile che da un anno facciano provvedimenti che sono evidentemente incostituzionali? Ma lo dico perché, solo perché faccio questo lavoro, ma perché se io mi fossi azzardato all'esame di diritto costituzionale, dove tra l'altro ho studiato con lo Zagrebelsky, che è questo docente emerito che conoscete, che poi insomma ha fatto una virata che a me non è piaciuta molto, e lì dici, ma boh, è strano. Se io avessi anche solo detto che un DPCM può normare una materia che è riservata dalla legge alla Costituzione o alla legge del Parlamento, se avessi detto una cosa simile all'esame, vi assicuro che io adesso farei un altro lavoro, veramente farei il kebabaro, farei lo spogliarellista, non lo so, il ballerino di flamenco, perché è talmente un abominio, una bestemmia, che ma il mio libretto avrebbe fatto un volo dal quarto piano e io probabilmente l'avrei seguito, perché mi avrebbe guardato e mi ha detto, Fettolino, ma lei non ha capito un beato cazzo dell'esame di diritto costituzionale, cioè le fonti, cosa non le è chiaro. Quindi succede che, allora qua c'è qualcosa che mi sfugge, non può essere che il Presidente della Repubblica non dica niente sul fatto che questi sono provvedimenti illegittimi, è talmente evidente, non può essere che il Parlamento che Conte non sappia, aggiunto docente di diritto privato, che questi sono provvedimenti, cioè, c'è qualcosa che mi deve sfuggire. Quindi allora ho iniziato a ripercorrere un attimino la Costituzione, ho detto, vado a vedere che magari mi sfugge qualcosa. Pensavo di averla studiata bene, però magari qualcosa mi sfuggiva. E che in realtà è un po' il ragionamento che facevo prima, che non puoi veramente vedere qualcosa se non ti viene il dubbio che ci possa essere. Okay? E allora andiamo a vederci l'articolo 10 della Costituzione, che come dicevo, secondo me è lì. Cioè è quello che hanno il cavallo di Troia, o comunque il condotto che poi porta l'altro. Allora, articolo 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Allora, questo è un articolo fondamentale perché è un'apertura dell'ordinamento interno ad altri ordinamenti. Ci siamo? Infatti, quando poi sono tornato a casa dall'incontro con Barbara, sono iniziati i dubbi. Lì al momento ho detto, poi torno a casa e dico, ma no, ma non può stare in piedi sta roba qua. Non può stare in piedi. Tu vuoi dire che sei suggestionabile? Ultimamente qualcuno me lo dice, no, forse ha ragione, sono suggestionabile. Ma uno il dubbio se lo deve dare, Se lo deve, cioè, io me lo do. Infatti ho anche questi due miei amici che glielo chiedono, ma stai facendo una ricerca, va bene. Allora, ho detto, va bene, esaminiamo questo articolo. Gli altri tre a noi non interessano e vi dirò di più perché secondo me li hanno messi in quel contesto. Perché servono molto a ingannare, cioè è così che fanno. Mettono dentro in un articolo un po' di roba perché comunque sia, voi capite che se un articolo si forma di un unico periodo, l'attenzione è quella. Se io ti metto quattro proposizioni, le aggiunte sono un po' collegate, ok? Capite che l'attenzione è un po' come se, non so, voi faccio un esempio un pochino la seconda battuta, quindi speriamo che allora, non so, è la moglie che torna a casa al marito e dice ho fatto questo, ah sì, sono andata a letto con l'idraulico, e quindi poi sono tornato, e poi lì 10.000 informazioni, dentro gli hai detto che l'hai letto con l'idraulico, lui però ha quante informazioni da elaborare, quella se la perde. Quella stessa cosa. Sì, certo, alcuni non se la perdono, però magari alcuni disattenti potrebbero perdersela. Usano questa tecnica, anche in altre leggi fanno la stessa cosa, e in più, poi ti do la parola, in più c'è un'altra cosa, un altro escamotage, un altro filtro che ho scoperto applicare, ed è quello di cui parlavamo anche ieri, cioè se quando ti presentano una legge ti dicono
questa legge è finalizzata, non so, ad aumentare, a regolarizzare gli insegnanti, piuttosto che a diminuire il contenzioso attraverso queste parolone. Cosa succede? Che voi, siccome vi hanno messo questo filtro in testa, voi cercherete il riscontro di quella cosa all'interno di quella legge. È un po' l'effetto Rosenthal nella psicologia. Se qualcuno vi dice che quella persona è intelligente, voi, parlando con quella persona, anche se è un cazzaro, che non è il cazzaro, voi, siccome vi hanno detto che era intelligente, è probabile che valorizziate quelle cose intelligenti che vi dice. Ci metterete più tempo a capire invece che è un idiota. Perché la nostra mente ha questo tipo di insomma, credo di vulnerabilità. Nella legge è la stessa cosa. Quindi io torno a casa e dico, vabbè, l'articolo dell'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Alt. Rivelazione. Ho visto proprio la luce. È stato un momento in cui, un po' come questo riflettore qua del videoproiettore, che fa, sono anche più abbronzato rispetto a ieri. Anche tu hai una abbronzatura, secondo me. Non è quella da videoproiettore. Okay. Ho detto, ma caspita, interessante. Ho detto, quali sono le fonti del primo grado, le fonti del diritto internazionale? E andiamo alla prossima. E lì c'è stato, sono ritornato a 25 anni fa al diritto, all'esame di diritto internazionale. E, allora, ce l'ho qua il libro, perché insomma, mi piace, da legale quale sono, far riferimento alle fonti, no? Quindi portarvi le prove, comunque i documenti che attestano quello che dico. Allora, il diritto internazionale è il manuale sul quale credo una buona parte degli studenti di legge studia. È un questo esame che è un esame obbligatorio, bagnato, ok? Abbiamo detto che è ritornato dalle acque. Quindi, sono ritornato mentalmente a quell'esame, che è molto interessante, perché, allora, andiamo, prossimo. Allora, intanto qua ho messo il curriculum del Conforti, prima che mi si dica, ma il Conforti è un giurista alternativo, il che si fa le canne, per cui non ha molta credibilità. No, direi che insomma un curriculum in tutto rispetto, anzi è poi colui che ha studiato il meccanismo di ingresso automatico, di ingresso automatico dell'articolo 10, per cui insomma è stato uno di quelli che ha scritto la Costituzione. E quindi questo è il suo curriculum. Altra slide. Poi, tra le altre cose, è stato membro dell'Accademia Nazionale dell'INCEI e l'Accademia del Droit International de l'AIA. E anche questo poi, se riusciamo, andiamo a vederlo. Che cos'è? Muore a 85 anni. Ieri ho detto che purtroppo è morto, perché sennò l'avrei chiamato per dirgli ma cazzo, ma perché non me le dette certe cose? Cioè, è vero che le hai scritte, però potevi anche insomma, scrivere qualcosa di più, magari. Farci capire quali erano le implicazioni, perché poi è vero che le cose te le dicono, però tra dirtele e farti capire qual è l'implicazione, cioè ce ne corre tanto, ok? Quindi andiamo avanti. Allora, andiamo oltre, questo l'ho già spiegato. Poi tornare indietro, perché ho perso un passaggio. Allora, dicevo che a lui si deve appunto l'elaborazione di un metodo di adattamento automatico che garantisse l'ingresso del diritto europeo nell'ordinamento giuridico italiano. Cioè, lui ha strutturato questo metodo, questo strumento, per far sì che il diritto europeo potesse entrare nella Costituzione. Ma questo non ci crea problemi, l'abbiamo sempre saputo. Cioè, voi sapete che i trattati europei, cioè, quindi sono dei trattati dove i singoli stati hanno aderito e tramite un atto di ratifica quel trattato fa sì che le norme prodotte dagli organismi europei entrino nella Costituzione. Ci siamo? E questo non ci crea nessun problema, c'è una conoscenza che hanno tutti, anche perché voi capite che comunque sia sono atti, cioè abbiamo gli atti di recepimento, il Parlamento li deve ratificare perché se no cioè, ha ratificato i trattati europei. Se noi non saremmo entrati nella comunità europea e poi nell'Unione Europea, non ci dà problemi. Però c'è il colpo di scena, come nelle serie Netflix.
Allora, io fatti scrivo, ma solo dell'ingresso del primato del diritto europeo nell'ordinamento giuridico italiano? Punto e domanda. Andiamo alla risposta. Il diritto internazionale. Bene. Allora, adesso facciamo, entriamo nella materia. Allora, siccome quell'articolo lì ci dice che il diritto, l'ordinamento giuridico italiano si conforma, quindi la parola si conforma significa che riconosce implicitamente la superiorità del diritto internazionale sul diritto interno, giusto? Qualcuno ha dubbi sul fatto che quella, quel verbo indica ciò? Se io mi conformo a te, vuol dire che sì, vuol dire che sono io in una situazione di inferiorità e tu di superiorità. A proposito, poi, prima, scusate, ero fuori quando, insomma, eravamo con la mia cara amica e facevo un altro ragionamento. Articolo 2 della Costituzione dice invece che la Costituzione riconosce i diritti fondamentali. Voi capite la differenza tra riconoscere un diritto fondamentale e conformarsi? È una cosa totalmente diversa. Riconoscere significa ci sono, io li riconosco, cioè devo li riconosco perché non posso, cioè è un dato di fatto. Conformarsi è un atto di volontà. Quindi non c'è, insomma, nessun tipo di, credo, di dubbio su questo. Allora, siccome io dico, ma se noi ci conformiamo al diritto, alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, chi conosce cos'è il diritto internazionale? Io no, perché non sono un internazionalista. E infatti ieri dicevo che se ci sono quel libro lì l'ho totalmente rimosso, tranne tre cose, guarda caso mi ricordavo queste tre cose, che sono quelle a cui ci interessano oggi. Cioè, allora, vi leggo sempre dal manuale di diritto internazionale questa parte qua, perché prendo proprio il brano, cioè il brano, scusate, la pagina, perché è scritta con una chiarezza da non poter lasciare dubbi. Pagina è? Allora, sì, ve la leggo. Inizia così il manuale di diritto internazionale. Allora, in una prima approssimazione, il diritto internazionale può essere definito come il diritto della comunità degli stati. Tale complesso di norme si forma al di sopra dello Stato, scaturendo dalla cooperazione con gli altri stati. E lo Stato stesso, con proprie norme, anche di rango costituzionale, si impegna a rispettarlo. Confronta, ad esempio, l'articolo 10, comma 1 della Costituzione italiana. Si dice pure che il diritto internazionale regola i rapporti tra gli stati. E così l'abbiamo sempre inteso, no? Il diritto internazionale regola i rapporti tra gli stati. È questa però un'espressione equivoca, che può anche usarsi, ma a patto di precisare che con essa si intende descrivere solo un dato formale e precisamente il fatto che le norme internazionali si indirizzano in linea di massima agli stati, creano cioè diritti ed obblighi per questi ultimi. Sarebbe invece del tutto erroneo, soprattutto oggi, l'uso della medesima espressione se volesse con essa indicare le materie di cui il diritto internazionale si occupa. Infatti, la caratteristica più rilevante del diritto internazionale odierno è proprio data dalla circostanza che non regola solo materie attinenti a rapporti interstatali, cioè tra gli stati, ma pur indirizzandosi fondamentalmente agli stati, tende a disciplinare materie attinenti a rapporti individuali, cioè a rapporti interni alle comunità statali. Cioè dice, in parole semplici, il diritto internazionale entra nella vostra vita, entra dentro gli stati, non è solo il rapporto tra la Francia e l'Italia come due stati e dentro, e chi se ne frega cosa c'è dentro, no, è al di sopra di tutto e quindi vi regola anche se voi non lo sapete. Non lo sapete, non è vero, hanno scritto, articolo 10,1, voi non lo conoscevate, è un problema vostro, è anche un problema mio, perché lo conoscevo ma non avevo capito ciò che adesso invece andremo a capire, il famoso cavallo di Troia. Scusate, da parte lì, ok, vabbè, scusate, vabbè, finisco la frase. Il diritto internazionale, per intenderci, è sempre meno un diritto per diplomatici, è sempre più un diritto destinato ad essere amministrato e applicato dagli operatori giuridici interni, in primo luogo dei giudici nazionali. Dice, ma come? Il diritto internazionale viene applicato dai giudici nazionali? Sì, certo. Voi pensavate che si applicasse solo la legge nazionale? No. Dovreste fare grazie per la collaborazione. E non era il cane che abbaiava con le bolle papali?
sei anche poi d'accordo. Allora, apro una parentesi, la chiudo, non è una premessa. Io trovo tutto molto divertente, nel senso che questa cosa qua mi fa anche divertire, nel senso che per me è un gioco serio, è un gioco serio. Però è divertente, secondo me, sempre scoprire come sono riuscita a metterci in quel posto, no? Perché di sì, perché infatti io sento sempre di persone che mi chiedono com'è la soluzione, come se ne esce. E io dico sempre, ma se non capiamo come sono riusciti a fare quella cosa lì, noi non riusciamo neanche a capire la soluzione. Einstein, non a caso, diceva, se avessi un'ora di tempo per trovare la soluzione ai problemi del mondo, impiegherei 55 minuti per capire qual è il problema e 5 per trovare la soluzione. Cioè, la ricerca del problema è la ricerca della soluzione. Il problema è che tutti vogliono la soluzione, quella alla carte. Invece, i performamentis, io devo sempre capire come sono riusciti. Ma anche voi, quando vi parlano della rapina alla banca fatta, cioè, allora, il finale lo sapete, e il finale hanno portato via il bottino. Ma la cosa interessante è come sono riusciti. Cioè, è divertente sapere se hanno fatto il tunnel, se hanno preso in locazione il contratto della sciura di fronte, poi ci hanno fatto il buco, se si sono travestiti da bancari. Cioè, è quella la parte divertente, non è? Il finale già lo sai, no? Il finale. Quindi io ho detto, caspita, devo trovare, cioè, in qualche modo sono riusciti a farlo. E, andiamo avanti all'altra slide, gentilmente. È questo? Sì, ok. Allora, leggo anche questa parte qua, poi prometto che non leggerò più. Allora, la leggo da lì. Si è consentito insistere sull'osservazione che gli stessi ordinamenti nazionali, e per quel che ci interessa l'ordinamento italiano, impongono anche a livello costituzionale l'osservanza del diritto internazionale. L'applicazione di quest'ultima ad opera dei giudici italiani è del resto riscontrata mediante una scorsa, anche superficiale, ai repertori di giurisprudenza. Non mancano ben vero in siffatta applicazione lacune ed errori, talvolta dovuti a progettare, spieghiamocene. Allora, l'applicazione del diritto internazionale, il ricorso anche il più aperto alle fonti internazionali, non può essere spinto all'interno dello Stato fino al punto di compromettere i valori fondamentali della comunità statale, di solito costituzionalmente garantiti. Allora, una cosa che io non ho detto e che l'ha preciso. Allora, è vero che qual confort ti dice? Allora, il diritto internazionale è fonte di primo grado, e poi vedremo se oltre ai trattati c'è ben altro. E ti dice, però, non è che queste intromissioni si può spingere fino a compromettere i valori della Corte della Costituzione. Per cui, lui dice, se nella Costituzione c'è il valore, l'interesse all'uguaglianza sostanziale e formale, non è che se il diritto internazionale dice qualcosa di diverso, allora si può spingere a questo punto. E io direi, certo che no. E allora uno potrebbe dire, beh, ma allora vuol dire che insomma, il conforti sta, è dalla nostra, non dalla nostra parte, però sta dicendo che c'è un contemperamento. Ma virgola, perché? Perché se noi prendiamo l'articolo 10,1, non scrive l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale, salvo che quest'ultime non confliggano con l'ordinamento giuridico interno. Non l'hanno messo nella Costituzione. Lui dice, come pensiero, come dottrinario, dice non può spingersi fino a questo, ma la Costituzione non pone questo limite. Cioè, capite la differenza? L'hanno dimenticato, l'hanno dimenticato, e può succedere, no? Può succedere. Ma guardate che la Costituzione è, se uno guarda i lavori preparatori, vede che per ogni articolo di legge, figuratevi per l'articolo 10,1, dei lavori enormi, cioè per ogni singola parola ci sono state discussioni, perché voi sapete che è il punto di incontro tra una mediazione tra tutti i partiti dell'epoca, insomma, dei movimenti dell'epoca. Per cui figuratevi se ogni singola parola è frutto di discussioni e dibattiti. Se avessero voluto e avessero potuto, avrebbero dovuto inserire nel dettato costituzionale questa limitazione. Sì, va bene, virgola, a patto che non si crei conflitto. Non l'hanno messo. Ciò che il legislatore non ha messo, non ha inteso inserirlo. Quindi hai voglia poi a dire che dice un'altra, non può essere spinto. Hai voglia poi che il conforti ti dà un'interpretazione. Sì, ma è una sua interpretazione. La sua interpretazione non ha valore della Costituzione, è chiaro?
Allora, i seguiti sì, non sono troppo tecnico, vero? Meglio così perché non riuscirei a esserlo di più, per cui è il massimo del tecnicismo che riesco a raggiungere. Andiamo, allora. Quindi, qua inizia una cosa molto interessante, perché c'è subito questa di slide. La prima qual è? Quello che ho appena detto? Allora, andiamo oltre? L'altra ancora? Allora, succede, poi torniamo a quell'altra. Allora, l'articolo 10,1 viene definita dalla dottrina. Quindi la dottrina cos'è? L'insieme della La dottrina è quella che si fa per imparare per il catechismo. Il catechismo, sì, però siamo all'esame di diritto costituzionale e quindi fossimo all'esame di diritto ecclesiastico ti promuoverei, ma però sì, la dottrina, cioè sì, però là, il significato che do io, e sicuramente l'origine va dall'esame, la dottrina è l'insieme dei pensieri dei giuristi. Non è la giurisprudenza, non è l'insieme delle sentenze. La dottrina è l'Antolisei pensa questo, il Conforti pensa quest'altro, ha valore nel nostro ordinamento? Sì e no, cioè sicuramente è utile, ma non ha la forza di una sentenza o di una legge, è una riflessione. Allora, l'articolo 10,1 viene definito unanimamente dalla dottrina come un trasformatore permanente, cioè dice... è praticamente quella norma dell'articolo 10,1 per cui in quell'articolo si dice che tutto il diritto internazionale entra completamente nella nostra Costituzione senza nessun tipo di filtro. E infatti, allora, vai oltre per cortesia. Avanti. Allora, noi adesso scopriremo, vai ancora avanti un attimino, perché secondo me... Ok, il diritto internazionale, cos'è il diritto internazionale? Poi torniamo indietro per una precisazione. Il diritto internazionale si compone di due parti. Uno è il diritto generale, l'altro è il diritto particolare. Il diritto generale è la consuetudine, cioè la fonte di primo grado è la consuetudine. Il Conforti, in quante pagine? In 400? 150 pagine? Lo dice in continuazione, dice guardate che nel diritto internazionale la fonte di primo grado è la consuetudine, contrariamente a quanto avviene nel diritto nazionale. Ricordate che nella famosa piramide la consuetudine era fonte di ultimo grado, che serviva a regolare la raccolta dei funghi, la cacciagione? Nel diritto internazionale il paradigma viene completamente ribaltato, la consuetudine è fonte di primo grado. E poi aggiunge... In cosa si compone la consuetudine? Si compone di un elemento oggettivo e di un elemento soggettivo. L'elemento oggettivo è la diuturnitas, cioè il fatto che quella condotta venga posta in essere da tempo immemore. Adesso abbiamo capito che, anzi può venire qua così ce lo dici tu, tanto io bevo, cioè da tempo immemore, però addirittura abbiamo trovato anche la data in cui... Scusatemi. Ok, va bene. Allora, nel diritto inglese la consuetudine doveva essere immemorabile e si intendeva per immemorabile quella consuetudine di cui poteva si provare l'esistenza prima del 1189, che è il primo anno del regno di Riccardo I. Quindi, che cosa ti sta dicendo? Non è che la consuetudine deve essere qualcosa comunque che prima di quell'anno deve perdurare fino ad oggi. No, l'importante è che sia esistita. Poi può essere anche stata interrotta, ma doveva essere esistente. Quindi tutto quello che sta succedendo oggi, che stiamo creando per consuetudine, in realtà che ci stanno portando a creare per consuetudine, è già esistito anche prima del 1189. Quindi è un continuo loop. Il fatto delle mascherine, per farvi un esempio pratico, no? E che fondamentalmente è portarci a non riconoscerci in quanto uomini, ma in quanto schiavi. Perché se andiamo a guardare la parola proprio di aproposon di Cicerone, vuol dire senza volto. E senza volto era lo schiavo. Ritornando a Cristoforo Colombo, lo voglio citare, è uno di quei personaggi di cui non ne conosciamo l'immagine. Noi ci riconosciamo attraverso il volto, attraverso, perché siamo l'uno lo specchio dell'altro, siamo l'uno il riflesso dell'altro.
E il metterci nella condizione di non avere più un volto ci mette nella condizione di non riconoscerci più. E siamo catalogati non solo come schiavi, ma anche come criminali. Non abbiamo più diritto a un'immagine. E questo è una cosa che risale al diritto romano, ma ancora prima. Quindi ecco, niente. Prima del 1189. Vuoi continuare a dire cosa? Ok. Sta bevendo. Ok, quindi fate attenzione a questo aspetto perché è importantissimo, è il collegamento a tutto, cioè è ciò che crea il fondamento della struttura di cui parla, di cui abbiamo parlato oggi. Cioè quindi diritto internazionale, quindi generale, allora intanto la consuetudine, quindi l'elemento oggettivo più l'elemento soggettivo. L'elemento oggettivo, ovvero quella condotta è portata avanti, quindi esiste da un tempo immemorabile, quindi loro dal 1189. E l'altro elemento soggettivo è il fatto che le persone ritengano che quella condotta sia vincolante. Faccio un esempio, anzi prima finisco poi faccio un esempio. Questa consuetudine vincola tutti gli stati, la consuetudine vincola tutti gli stati e non c'è bisogno di un atto di recepimento. Quindi vuol dire che non è che il Parlamento italiano deve recepire la norma consuetudinaria, entra attraverso l'articolo 10,1, è un trasformatore permanente, cioè entra lì dentro, ok? Un esempio di consuetudine, potrei trovarne tanti, però ne viene uno. Allora, uno è, non so, l'obbligo scolastico. Tutti noi, o molti, voi no, molti noi, voi no, perché molti fanno conoscono l'esperienza dell'homeschool, della scuola parentale, però molti pensano che andare a scuola sia obbligatorio, corretto? Infatti parlano di obbligo formativo, obbligo scolastico. Invece no, la norma non c'è un obbligo in quel senso, cioè è l'obbligo di dare un'istruzione a tuo figlio, che puoi tranquillamente dare a casa tua con un insegnante o puoi dare personalmente, ok? Però diventa consuetudine quando tutti i genitori portano i figli a scuola. Se poi credono che quella norma sia obbligatoria, hanno creato la consuetudine. Vi è chiaro? Scusami, avevi ragione, devo darti la parola. Allora, sì, nel senso, ecco. No. Continuativamente interrotto, non l'ho detto. Possiamo guardare il replay, per cortesia? No. L'ho detto, però. Mandiamo la pubblicità. Quando ci sono interventi un po' difficili, io so. No, non l'ho detto. Sulla slide c'era scritta? Interrotta? Madonna mia, che vista. Guarda, però lo dice Conforti, l'ha detto. L'ho scritto. Possiamo vederlo, sì. Perché magari da... No, più la registrazione, la slide. No, giuro. No. Ecco. Però aspetta, ma guarda che non va in conflitto. Aspetta, io ti dico la regola e poi ti dico... poi entriamo, giuro, non voglio glissare la domanda perché è difficile. Ci ritorno a breve. Allora, questa è la fonte di primo grado, la consuetudine, quindi elemento oggettivo, elemento soggettivo, ok? Allora, sul fatto di quando nasce, di quando deve essere radicata la consuetudine, loro tirano fuori questa età. Ma voi capite che non è poi così importante perché, cioè, come fate a verificare se quella condotta è del 1189 o del 1290? È impossibile, cioè... E per quanto riguarda continuativamente interrottamente, allora questa sarebbe la regola, però è ovvio che se la condotta viene modificata e viene portata avanti per più tempo e le persone pensano che quella, ecco, le mascherine, scusate, prendiamo un esempio recente. Allora, è da un anno che le persone indossano la mascherina, ok? Pensano che sia obbligatoria perché lo prevede un DPCM, ma secondo le regole della gerarchia delle fonti, la mascherina è un trattamento sanitario obbligatorio. In quanto trattamento sanitario obbligatorio, può essere
una fonte come un DPCM, che è un atto regolamentare, ad obbligare a un atto, a un trattamento sanitario? La risposta è no. Però se tutti lo fanno o molti lo fanno e sono convinti che sia obbligatorio, danno vita a una consuetudine. Altro esempio, se noi oggi siamo in 40 e andiamo in un supermercato e non utilizziamo la mascherina, e lo facciamo per un bel po', noi diamo vita ad una consuetudine. Ma potrei dire un'altra cosa, in realtà la consuetudine che hanno dato vita loro non è una consuetudine che si è ancora radicata, perché la consuetudine di non avere la mascherina è molto più risalente e dura da molti più anni, è chiaro? Quindi io non vi do delle soluzioni, dico qual è la norma. È ovvio che noi siamo in una situazione che non è facile da, non so come dire, da gestire e da comprendere, perché quello che è successo nell'ultimo anno non è mai successo, cioè, o meglio, non con queste caratteristiche. Quindi stiamo dire... Prego. Brava, brava. È un'ottima osservazione, infatti non a caso è la mia migliore amica, per cui insomma me la tengo per questo, perché poi cucina molto bene, sono due le ragioni, un po' come l'elemento oggettivo e l'elemento... Ma lei dice, ed è vero, cioè, o meglio, è molto plausibile, cioè perché hanno fatto questa cosa a livello globale? Che poi guardate, sembra un franchising. Se voi andate in Grecia, come sono stato io l'anno scorso, voi scoprirete che hanno fatto le stesse cose che hanno fatto qua in Italia. Lo stesso tipo di propaganda, lo stesso tipo di format, un po' come il Grande Fratello, che è identico in Italia, in Francia, in Svizzera, in America, uguale. Perché, come dice Federica, è probabile che l'obiettivo sia quello, cioè creare una consuetudine nell'elemento oggettivo e soggettivo a livello internazionale. Perché se lo fanno solamente in un paese, tutta più si può creare forse una consuetudine a livello nazionale. Ma se siamo nel campo internazionale, la consuetudine deve avvenire a livello internazionale. È bravissimo! Se poi si ecco, vedete, ecco, una cosa che mi piace di questi incontri, che è il secondo, però insomma, è bello darsi una ora da persona vissuta. Il bello è proprio questo, che c'è il professionista, o comunque la persona che ha qualche informazione in più, la mette a vostra disposizione e poi questo deve avvenire, cioè date voi gli spunti. E questa è la cosa interessante, perché funziona così. Non a caso cercano di dividerci anche fisicamente. Quello che non vogliono è questo, che ci si metta qui e si faccia la gorà. Insomma, è questo che non vogliono. Perché lo sanno che quando si mettono insieme energie mentali e quant'altro, lì viene fuori una vera evoluzione. Okay? Quindi, ottimo per Federica, ma insomma già lo sapevo. Anzi, poi vi parlerò di questa fulminazione sulla via di Damasco, fatta nei giardini della muratella. No, perché secondo me è molto interessante, però lo lascio alla fine, come colpo di scena. Allora, insomma, la stagione numero 5, quella che dice, cosa succede a quella 6? Così, colpo di scena, proprio. No, a Netflix, va veramente, va, in diretta. Va bene, sì. Non un'altra domanda difficile, eh. Una testa ne abbiamo. Ci arriviamo. Per cortesia, togliete il microfono per sempre. Perché sono... Arriviamo quindi alla... Questa è fonte di primo grado, la consuetudine. Fonti di secondo grado sono i trattati o accordi, quindi i trattati istitutivi dell'Unione Europea e le convenzioni. Le convenzioni devono essere recepiti con atti interni, cioè ratificati dai parlamenti delle singole nazioni. Quindi voi capite che la singola nazione ratifica, può ratificare come può non ratificare, li ratificano, è ovvio, perché, però capite che c'è un controllo del Parlamento, quindi dello Stato, che dice questo lo ratifico, questo no, c'è un filtro. E poi non possono sconfessare la fonte di primo grado, cioè i trattati e le convenzioni delle quali noi continuiamo a sentir parlare, perché ce ne parlano tranquillamente, non sono fonte di primo grado, sono fonte di secondo grado. È un po' la stessa cosa come la Costituzione, fonti di primo grado, leggi del Parlamento e atti parificati. Quindi, domandina, qual è la fonte di primo grado?
la consuetudine. Fonte di secondo grado, i trattati. La differenza è che la consuetudine ti entra dentro nel diritto interno senza nessun tipo di controllo, nessun tipo di verifica, nulla, ti entra in automatico. Si chiama trasformatore permanente. I trattati invece, fonte di secondo grado, devono essere ratificati in norma di recepimento, quindi vuol dire che l'opinione pubblica ne parla, perché c'è un trattato, insomma, durante la fase di approvazione le persone ne hanno conoscenza, è corretto? Possono avere conoscenza. Un dibattito minimo si crea. Soprattutto non possono andare contro la consuetudine. Voi capite questa cosa qua? La consuetudine, non posso andare contro la consuetudine. Perché allora... Certo. La consuetudine... Allora, Alfredo, che è quel ragazzo lì, mi diceva una cosa interessantissima. Perché la consuetudine è la natura. Cioè, qual è quella cosa che si ripete dalla notte dei tempi? È la natura. Si ripete dalla notte dei tempi, è sempre uguale. Quindi la consuetudine, il common law, prende lo... Insomma, è tarata sul principio della natura, no? La natura si ripete. E sul com'è? Adesso ci arriviamo, sì, però sono sulla parte filosofica, giusnaturalistica, che adesso affronteremo. Però, quindi capite questa cosa qua? Questa cosa qua non la sa nessuno, ma non la sanno nemmeno gli avvocati, non gli avvocati quelli illuminati, nel senso che ve lo assicuro. Ma perché pensano tutti ai trattati, ma io stesso, fino a quando non mi è venuta questa illuminazione, infatti io ne parlavo, due cose mi ricordo di questo libro, cioè mi è piaciuto talmente tanto che ho cercato di rimuoverlo in tutti, ma tranne questa cosa qua, l'ho riesumato, ma cazzo, caspita, ma com'è? Ma la consuetudine, ma ci entra dentro completamente senza filtri. Quindi questa cosa qua, capite che apre una discussione enorme? Cioè, quindi infatti andiamo all'altra slide, quindi cosa succede? No, anche va bene questa. Quindi noi dovremmo riformulare e ripensare la famosa piramide della gerarchia delle fonti, perché fonti del primo grado è la consuetudine, quindi fonte di diritto internazionale di primo grado. I trattati e le convenzioni sono fonti di secondo grado, poi avete la Costituzione, i regolamenti, e la cosa interessante è che avete la prima fonte del diritto è la consuetudine, e l'ultima fonte del diritto è sempre la consuetudine. Tanto che la prima regola gli aspetti più importanti della vostra vita, quell'altra vi dice quando potete andare a funghi, cioè proprio stringendo. Cioè, è interessante, no? Insomma, è una bella dicotomia, insomma, dallo zenith al nadir in tempo zero. Dimmi che livello di difficoltà è la domanda, giusto per te? Ok, va bene, vai. Sì. Allora, poi dopo questa cosa, allora, io qua non ho risposte, nel senso che voglio fare un discorso tecnico, lo affrontiamo. Allora, ti posso già rispondere? Allora, ti rispondo subito, mi dimentico la domanda. Allora, capite che se si apre questa cosa qua, e secondo me nessun legale, nessun giurista in buona fede e che non abbia l'effetto di salame può negare questa cosa, cioè che la consuetudine è fonte di problema, perché, ripeto, non è che lo dice il kebabaro sotto casa, ok? Lo dice il Conforti. Quindi nessuno può negare questa cosa qua. La questione è che nessuno ne parla perché volutamente mettono il riflettore su quella cosa. Cioè, quante volte avete mai sentito parlare della consuetudine? Mai. Mai. Però avete sentito parlare delle convenzioni, degli accordi. Interessante questa cosa. Vi parlo del numero due. È come se, non so, ad una gara di sci, quant'altro, vi dicono il secondo è ok, il primo chi è? Posta un'attenzione, anche perché è stata formulata davvero bene, cioè non è che mi hanno scritto l'ordinamento giuridico italiano si conforma alla norma consuetudinaria del diritto internazionale, che uno dice vabbè, andiamo a vederla qual è, no, alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. E quindi se uno non sa quali sono le fonti del diritto internazionale, e nessuno può saperlo se non fai questo lavoro, anche chi lo fa può non saperlo, se non fa diritto internazionale, e dirò di più, anche se fai diritto internazionale potresti non vederlo comunque, voi capite che il giochino è fatto. Sono molto bravi, loro ve l'hanno detto, il problema è che l'informazione non vi è stata data.
e non erano informazioni che potevano avere. Quindi di solito sono molto colpevolizzante nei confronti di chi non si studia le cose, perché dico, insomma, va bene tutto. Questi qua sono questi figli di buona donna, non uso più neanche l'acronimo, e fanno quello che devono fare. Insomma, non devono fare. Posso anche capire che abbiano questi interessi, questo piano diabolico. Dall'altro, però, insomma, noi abbiamo un intelletto e abbiamo anche la possibilità di difenderci. Per cui, insomma, non sono mai per deresponsabilizzare completamente le persone. Qua dico che, in effetti, qua, è proprio che se non c'è un tecnico che la spiega, ma tu non puoi capirlo. Mi manca un passaggio, cosa c'è? Quindi, insieme di Conte. Allora, perfetto. Allora, quindi noi potremmo dire i DPCM di Conte sono incostituzionali. È corretto? Sì. E io direi anche, ma chi se ne frega? La vera domanda non è se vanno contro la Costituzione. La vera domanda è, vanno contro la consuetudo? È quello il punto. Cioè, noi abbiamo vissuto fino adesso, io stesso, con questa cosa qua della Costituzione. Ah, la Costituzione italiana, sì, certo, ma il problema è che comunque sia, ma perché devi parlare, cioè, non dovresti pensare alla compatibilità di quella cosa con la Costituzione, ma se è compatibile con la fonte di primo grado, non con la fonte di terzo grado, perché potrebbero dirti, è vero, è incostituzionale, ma in realtà è conforme alla consuetudine. Avete capito il giochino? No, hai assolutamente ragione, però cioè, lì entra in ballo un altro argomento, un'altra questione. Ripeto, qua siamo nel campo delle congetture, perché insomma, non ci siamo mai trovati in una situazione simile. Allora, voi dovete capire che queste persone qua hanno bisogno di fare una cosa legale, legale secondo il sistema. Apro una parentesi, perché se qua adesso si inserisce bene la questione. Prima parlavo sempre con queste mie amiche che eravamo nel giardino, che ho avuto questa illuminazione. Posso rivelare il contenuto della nostra conversazione? No, è un ok. Perché è molto interessante. Allora, io mi sono scervellato per capire come potessero fare questa cosa qua. Cioè, quali erano i passaggi che poi ci portano dalla costruzione alla consuetudine e poi vedremo alla legge dell'ammiragliato, all'UCC e al common law. Anzi, prima common law, UCC e legge dell'ammiragliato. Ok, vi ho fatto vedere qual è il famoso tunnel che insomma che fanno i fondatori, giusto? Però giustamente ne parlavamo e lei mi diceva: tu hai avuto bisogno di ricostruire questa cosa perché sei un mentale, cioè hai utilizzato la mente per uscire da questa scatola, fondamentalmente, no? Ci hanno messo in una scatola. E quindi tu hai bisogno, e tu hai, siccome ti avvali molto del questo tuo aspetto mentale, quindi hai dovuto ricostruire tutta questa parte qua, per dire io esco dal dedalo attraverso questa cosa qua. Va bene, ma in realtà, ma chi te l'ha messo questo dedalo in testa? Te lo sei messo tu. Cioè, guardate che non è un dettaglio. Cioè, noi pensiamo di uscire da questa scatola attraverso quelle regole, che loro hanno messo e che in effetti hanno una loro plausibilità, ma solo nei limiti in cui tu riconosci la validità di quel sistema. Cioè, voi capite che la stessa consuetudine che loro hanno utilizzato per farci fare nell'ultimo anno le cose peggiori, in realtà noi potremmo oggi dire, sai che c'è? Noi quel sistema lì non lo utilizziamo più. Potremmo anche cambiare scatola, però possiamo prendere la scatola e buttarla via. Perché noi siamo qua adesso, e io sono chiamato in veste di avvocato, non certo di guru, però è interessante quello che lei spiegava. Noi siamo all'interno, noi in qualche modo, anche il cercare di uscire da questo meccanismo attraverso questi vari passaggi, è sicuramente utile, perché per me è utile capire come si è strutturata questa struttura diabolica, ok? Ciò non di meno, capite che presuppone sempre comunque il riconoscimento di quella struttura. No, non è vero.
Però, allora, adesso poi, però poi dicevo un'altra cosa interessantissima, diciamo, ma anche se tu vuoi, da questa me la ricordo, così perché me la ricordo, e poi comunque sia, è una, sto litigando con lei in diretta, cioè, è un, insomma, è una conoscenza nuova, quindi. E diceva, ma anche all'interno di questa struttura, comunque sia, c'è il limite invalicabile del diritto naturale. Cioè, anche se alla fine c'è la consuetudine, comunque sia, loro si trovano sempre con l'ostacolo del diritto naturale. Quindi diritto naturale inteso come ciò che non può essere, quindi il jus naturalismo, quindi ciò che non può essere comunque superato. La domanda è che cosa fa parte del diritto naturale e cosa no. Cioè, è un po' come la consuetudine. Io vi chiedo quindi di cambiare e di spostare l'attenzione non sul meccanismo, insomma, dire sul no, meccanismo sicuramente sì, ma non sulla questione della costruzione, ma sul fatto se quello che fanno abbia una legittimazione dal punto di vista della consuetudine o del diritto naturale. Io qua non do risposte, perché siete voi che dovete cercare. Io solo chiedo di cambiare, di spostare l'asse dell'attenzione. Guarda, scusami, tu sei, però... Non mi inviterà più Barbara, secondo me, no? Vero? Ah, bene. Vabbè, allora mandi avanti la registrazione. Chi era quel ragazzo, che quella persona che voleva intervenire? Uomo, per ragazzo. Sì. No, però l'hanno creato. No, però che si va alte, però attenta. Sì, però non è che la consuetudine è immutabile. Cioè, nel senso che tu la consuetudine la puoi anche creare. La puoi anche creare. Quindi se da un certo momento in poi i media iniziano a tormentarti, a farti quello che hanno fatto, a creare, e a un certo punto 40 milioni di persone, anzi in tutto il mondo, 6 miliardi di persone, iniziano a indossare la mascherina. Noi, ecco, l'unico modo, noi avremmo dovuto intervenire dicendo noi non creiamo una consuetudine, Il problema è che però in quel momento si è creata, ma nel vostro piccolo, è un esempio che facevo ieri, quando siamo andati, adesso non ci sono qua, ma c'erano delle persone che sono venute con me a Chivasso, vi ricordate di quella Rosanna della torteria? Eravamo lì in 2000 persone, senza mascherina, sembrate e quant'altro. I carabinieri non hanno potuto far nulla, ci guardavano. Perché? Perché anche a livello numerico non potevano far nulla. Cioè, quindi voi capite che la maggioranza decide la condotta. Quindi la consuetudine ti dice, la cosa non è immutabile, può essere modificata. Come diceva Federica, se 6 miliardi di persone cambiano a un certo punto la condotta, tu stai cambiando la consuetudine, ritieni che sia obbligatoria perché c'è un DPCM, è l'elemento soggettivo della consuetudine? La risposta è sì, però hanno giocato su quello. E anche con... No. Cioè, assolutamente sì, ma faccio una citazione. Churchill dice, se due... persone, lui dice così, se due persone fumano sotto un cartello con scritto vietato fumare, arrivano le guardie, arrivano e fanno la multa. Se 20 persone fumano sotto il cartello vietato fumare, arrivano le guardie e dicono spostatevi un po' più in là. Se 200 persone fumano sotto un cartello con scritto vietato fumare, si sposta il cartello. È questa la consuetudine. Volevo fare un'altra... Fonte di primo grado la consuetudine, fonti di ultimo grado la consuetudine. Interessante, non trovi? Diventa un cerchio. Noi che cosa stiamo facendo con i... Sì, che lo diventa. Cosa facciamo con i documenti adesso? Consuetudine. Allora noi la possiamo creare una nuova consuetudine. Perché? Perché siamo noi il popolo. E quindi siamo noi che seguiamo o no le consuetudini. D'accordo? Sì. Vuoi venire qui? No. È consapevole e scelta, mentre l'altra è stata manipolata.
Sì, è vero, ma infatti poi ne parlavamo, è un discorso che facciamo spesso con Federica e con altri, è la questione anche del karma, cioè nel senso la creazione, l'inganno crea karma quanto non crea karma. In una trasmissione posso parlare della... quando pubblicite volentieri, perché è una bella trasmissione, non so perché è in vita, per cui... è fuori dal virus, una trasmissione su Tele Lombardia, è una trasmissione che è molto coraggiosa, su Rainbow Television, però non è su Tele Lombardia, è un'altra cosa. Io ho sempre detto che bello, sono su Tele Lombardia, invece no. Ma i quanti mi hanno visto? Nessuno. Beh, i miei familiari, io ai miei familiari il video l'ho mandato, c'era la nonna che era tutta soddisfatta, cioè va in televisione, invece sì, però non a Tele Lombardia. Vabbè, lì, in quella trasmissione lì, parlavamo infatti anche della, diciamo, questi parallelismi tra quello che è successo e il nazismo, e parlavamo anche del fatto che ciò che avevano messo in atto era un po' quello che stava fatto nel nazismo. Cioè, voi sapete un po' la storia di Sonderkommando, che erano quegli ebrei che si sono prestati a collaborare, facevano quindi accogliere gli altri ebrei, li rassicuravano e poi, secondo la narrazione ufficiale, li mandavano nelle camere a gas. E io facevo un po' il parallelismo, dicevo, è quello che hanno fatto con noi, cioè hanno usato le nostre risorse interne per farci distruggere e fagocitare dall'interno. Quindi se noi dovessimo un giorno dire chi ha ucciso la nostra economia, dovremmo dire noi. Chi ha ucciso i nostri cari all'ospedale con dei protocolli, noi. Cioè quindi capite che facevo questa analogia e lì ci chiede perché dicevamo, sicuramente anche da un punto di vista karmico, io non è un argomento che conosco bene, però insomma mi sta interessando. E dico, e probabilmente chi l'ha fatto sa benissimo che un conto è uccidere qualcuno e un conto è fare in modo che qualcun altro uccida per te. La creazione di karma è diversa. Quindi ecco perché avevo detto, secondo me, la firma è identica, perché c'è questa analogia molto interessante, cioè autofagocitarci dall'interno. Però questo è un altro argomento. C'era una domanda prima? Sì. La consuetudine è una condotta che tu utilizzi. Allora, da un punto di vista, se tu stai dentro... Mi dicono dalla regia, allora, questa è la sua. Allora, io ti dico come la penso. Allora, loro ti danno queste multe. Tu sai benissimo che se tu la multa la paghi, la accetti, ok? E quindi vuol dire che non c'è più nulla da fare, non puoi ricorrere, perché accetti. Se, infatti ecco perché ti dico entro 5 giorni se la paghi. Se invece non la paghi, poi la puoi impugnare e quindi sei all'interno del sistema, giusto? Si sa, spesso i prefetti nemmeno mandano la sanzione. Sanno che è incostituzionale, ok? Però il discorso è che se le persone pagano quella sanzione, creano consuetudine, però è difficile darvi i contorni precisi di questa consuetudine. Voi sappiate solo, se no poi qua ci perdiamo e non ne usciamo più. Cioè, l'importante è che voi sappiate che la consuetudine è fonte di primo grado. Andate a studiarvi che cosa consiste, io vi ho dato alcuni spunti, e tirate voi le fila di questa roba qua. Cioè, quello che loro vogliono è far iniziare una nuova consuetudine. Ci stanno riuscendo? E direi di sì, perché se, ripeto, 7 miliardi di persone stanno tutti facendo una cosa che prima non facevano, sicuramente per loro è un buon inizio. Noi, perché, io dico noi, ma io sono qua adesso in veste di avvocato che mi sta dicendo quello che ho potuto verificare. Quindi, insomma, rimango sempre un po' fuori da tutto, anche nel mio lavoro. Sicuramente voi siete pericolosi per il sistema. Perché? Perché comunque sia rischiate di creare una nuova consuetudine. Ed è pericoloso. Ciò che oggi è uno, domani diventa due, poi diventa quattro. E poi... Creiamo una nuova consuetudine basandosi proprio sul diritto delle consuetudini. Perché la procedura OPPT è dentro OCC, quindi è dentro le consuetudini. È lì ferma
proprio perché è una nuova consuetudine, è lì ferma finché qualcuno non ne chiama il diritto. È questo che rende legale e legittima la nostra azione e nello stesso tempo molto pericolosa. Perché? Perché proprio per quell'equilibrio dove un consapevole non ha lo stesso potere di un inconsapevole, se 10 inconsapevoli seguono una consuetudine è un conto, se 10 consapevoli consapevolmente scelgono di seguire quella consuetudine, il rapporto è 1 a 250.000, e non sto scherzando. Probabilmente è vero, l'altro argomento poi è che tutto si basa sulla legalità, cioè sulla legalità rispetto al diritto internazionale, a cui ci arriviamo. Federica vuole fare un intervento, poi andiamo di filato perché insomma vorrei in mezz'ora finire il discorso sul passaggio. E poi... Bellissimo, perché ieri è venuto fuori questo discorso, però non è venuto fuori in maniera abbastanza chiara. Sul diritto naturale, di cui ho cominciato ad accennare ieri, tutto questo discorso perfetto. Si è creato un po' di confusione tra diritto naturale, legge universale. In realtà sono tre cose diverse. Il diritto naturale è una dottrina antichissima che nasce con gli stoici, avevo visto, e fondamentalmente si stratifica in una tripartizione. Sono tre tipi di diritto naturale. Uno è quello volontaristico, uno è quello nazionale e uno è quello naturale. Il diritto naturale, quello proprio naturale, è la legge naturale di cui parlava Barbara, ed è la legge del più forte. Coincide con uno stato di coscienza estremamente basso ed è quello legato più all'istinto. Quindi io ho fame, ho la clava, sono più grossa di te, vengo, ti do una mazzata e ti mangio, ok? Questo è stato in vigore quando c'erano gli uomini delle caverne, l'essere umano, quando ha cominciato il suo percorso evolutivo, è passato da questa fase ed era il diritto naturale quello più antico in assoluto. Poi a un certo punto dell'evoluzione si è creato il diritto naturale, quello razionale, cioè quando l'uomo comincia a dire, comincia a sviluppare uno stato di coscienza che... com'è che era quell'animale? No, il centauri, metà bestia, metà essere umano. Quindi il centauro rappresenta la tripartizione dell'uomo, la parte più bassa istintiva era quella che era soggetta al diritto naturale e naturale. Poi a un certo punto con l'evoluzione si arriva nella parte di congiunzione, l'uomo che comincia a dire forse c'è qualcosa che non va, si può superare grazie allo stato di coscienza questa cosa, ma ha bisogno di regole scritte. Perché è importante questa cosa? Perché il diritto naturale è la fonte anche della consuetudine, poi in realtà. La carta, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è un documento, viene proprio identificato come documento, non è un trattato, non è niente che deve essere ratificato, è un documento che serve proprio come linee guida nelle controversie, tra questo proprio Wikipedia, semplicissimo, lo potete vedere anche adesso mentre parlo, a regolare i rapporti tra gli stati e tra gli stati e i popoli. Sì. Se vai sul sito della BIS, la Banca per le Transazioni Internazionali, e vai a vedere cosa regola le banche, la stessa identica convenzione, perché la Convenzione dei diritti umani in realtà si rivolge agli esseri umani che sono gli schiavi deportati nella legge dell'ammiragliato dall'Africa. Dopo cosa? Se tu mi parli di Dichiarazione dei diritti umani, è stato costruito molto, molto dopo la tratta degli schiavi. No, la partizione la sto ascoltando in maniera molto interessata. Però se tu mi parli di Dichiarazione dei diritti umani, quindi mi parli della...
Ma se è stato codificato lì, vuol dire che è stato codificato per gli schiavi, non per gli uomini. E questo è il punto, ok? Allora, è stato codificato per gli schiavi, è stato codificato per gli uomini. Lei stamattina ha fatto un discorso estremamente interessante dove diceva alla fine dei 10 anni il prodotto è pronto. Com'è che si fa questo? Cioè,